L'avrò lasciato in macchina. Gentili signore e signori, buonasera e benvenuti al primo concerto della rappresentativa bandistica giovanile interprovinciale Ambima di Asti e Alessandria. Concerto che tra l'altro si pone nei festeggiamenti per i 150 anni di attività del Teatro Alfieri di Asti. Cogliamo quindi l'occasione per ringraziare tutte le maestranze del teatro con a capo il loro dirigente, il dottor Porro, per la realizzazione di questo spettacolo che andremo ad assistere. Inoltre ringraziamo l'assessore alla cultura Gianfranco Emerito, la banda cittadina di Asti con il suo presidente San Nazzaro Romeo e il suo vice Tiengo Paolo e la banda di Porto Comaro nella figura del suo presidente Ottenga Andrea. Come accennato, questa formazione nasce da un progetto regionale nell'ambito di Torino, Capitale dei Giovani 2010, che l'Ambima, Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, ha curato dei suoi particolari e che è stato denominato Giovani in Banda 2010. Per meglio descrivere questo progetto, inviterei sul palco il presidente regionale di Ambima, Ezio Audano, e il presidente interprovinciale di Alessandria e Asti, Fabio Rinaldi. Buonasera a tutti, a nome della Ambima presidenza interprovinciale Alessandria e Asti vi do il benvenuto a questa serata veramente eccezionale. Siamo molto emozionati perché questo progetto, che è partito all'inizio di quest'anno, era molto ambizioso ed essere qui questa sera è veramente un grande risultato. Come vi accennava già il nostro presentatore Vincenzo, è stato un progetto molto faticoso che ha coinvolto tantissimi ragazzi, li vedete qua, sono una cinquantina, che con entusiasmo hanno partecipato e hanno dato vita veramente a qualcosa di importante. Vi do proprio due numeri. Innanzitutto l'Ambima presidenza interprovinciale Alessandria Asti conta 17 bande iscritte. Di queste 17, 8 hanno partecipato al nostro progetto, le voglio citare. Per la provincia di Alessandria sono la banda musicale di Acquiterme, quella di Cassine, quella di Novi Ligure e quella di Fubine, mentre per la provincia di Asti abbiamo la banda di Villanova, la banda di Portacomaro, la banda di Canelli e la banda di Nizza Monferrato. Queste 8 unità, queste 8 bande hanno messo a disposizione le loro risorse più giovani, giovani tra i 12, i 13 e i 29 anni, che hanno svolto un percorso lungo, faticoso ma esaltante. Ci sono stati, vi do ancora due numeri, una prima fase nel periodo primaverile, da marzo, aprile, maggio, con più di 140 ore di lezione suddivise in 10 classi per 8 sezioni strumentali. A questa prima fase sono seguite 8 masterclass di 4 ore ciascuno, quindi altre 32 ore di formazione, di altissima formazione, tenuti da docenti di primo piano. Parliamo di musicisti dell'orchestra della RAI, di musicisti che fanno parte delle orchestre del Teatro Regio, del Carlo Felice, di docenti di conservatorio, di appartenenti a bande quali ad esempio la Polizia di Stato. E poi è iniziata l'avventura della banda interprovinciale, della formazione interprovinciale. La formazione interprovinciale ha tenuto le proprie prove nel periodo luglio-settembre presso la sede del Corpo Musicale Romualdo Marengo di Novi Ligure, che voglio ringraziare nella persona del maestro Andrea Odone e del presidente Arnassini. Per 16 ore hanno provato, 4 sabati pomeriggi tra luglio e settembre, hanno dedicato
hanno dedicato questi quattro pomeriggi, quindi parte della loro estate, l'estate dei giovani è stata dedicata a questo progetto, per presentarsi qui questa sera, all'atto finale della parte provinciale, quella dei concerti. Due concerti, il primo di inaugurazione questa sera in questo bellissimo teatro nel centro di Asti, quindi al centro, nella capitale della provincia, nel centro capoluogo, in un bellissimo e prestigioso, una bellissima e prestigiosa sede, e la chiusura della fase interprovinciale sarà sabato 30 ottobre ad Alessandria, presso il Museo Marengo, a Spinetta Marengo, nella sala congressi. Quindi due sedi prestigiose per far esibire questi giovani, per i quali chiedo un caloroso applauso. Ora lascio la parola al presidente regionale Ambima Ezeudano, che vi illustrerà la restante parte del progetto, quella regionale. Grazie. Buonasera. Ambima rappresenta le bande musicali e i gruppi di musica popolare presenti nel territorio. In Piemonte aderiscono all'Ambima 296 formazioni con 14.000 soci iscritti. Il progetto Giovani in Banda, come avete sentito dalla presentazione, è un progetto che nasce all'interno del progetto europeo di Torino, Torino 2010, Capitale Europea dei Giovani, ha coinvolto oltre 700 giovani di tutto il Piemonte. L'articolazione è quella che vi ha illustrato poco fa il Presidente Rinaldi, una fase di formazione, poi una fase di composizione di rappresentative provinciali strumentali come quella che vedete qui questa sera. Ne sono state composte in Piemonte 7, quindi la prima fase ha raggruppato oltre 700 giovani, la seconda fase con 7 formazioni sono stati 450 giovani su di tutto il Piemonte. Tra questi 450 giovani, con una serie di criteri di valutazione, sono stati scelti 130 ragazzi che stanno provando e hanno costituito la banda regionale giovanile del Piemonte. Una formazione che l'assessorato alle politiche giovanili della Regione Piemonte ha voluto, una formazione d'eccezione, perché pensate che bande di questa dimensione le possiamo annoverare solamente tra le bande dei corpi militari, quindi le bande come la banda dell'esercito, banda della Guardia di Finanza, che sono di stanza a Roma. La Regione Piemonte ha voluto creare appunto un elemento di eccezione, ma soprattutto un elemento di eccezione perché vuole che il Piemonte venga rappresentato da quella che è la componente che rappresenta il futuro della nostra regione, che sono i giovani. La Ambima Piemonte ha investito su questo progetto pensandolo come un'occasione per poter portare del valore aggiunto all'interno delle nostre formazioni. Infatti queste formazioni che sono state studiate e che noi ci auguriamo abbiano continuità nel futuro non sono formazioni stabili, ma vogliono essere dei laboratori musicali dove i ragazzi delle bande, tornando, passano per fare delle esperienze, per incontrare i maestri direttori di un certo livello, per confrontare la loro esperienza con quella che è stata fatta da altri loro coetanei e poi per portare questa loro esperienza all'interno della banda e offrire una crescita appunto culturale e qualitativa delle nostre formazioni. Io devo questa sera ringraziare i componenti del Consiglio Provinciale Interprovinciale di Alessandria d'Asti per il lavoro che hanno svolto e garantisco che questo periodo ci ha coinvolto moltissimo e vi garantisco che così come avviene nelle nostre bande tutto il lavoro è un lavoro di volontariato, il lavoro che ognuno di noi ritaglia dal suo tempo libero sacrificando anche un po' di tempo alla famiglia e al proprio tempo personale. Quindi voglio ringraziare il Presidente Rinaldi soprattutto, ma tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto, e poi voglio ringraziare questi ragazzi per l'impegno. È stata impegnativa. Quindi io ho
8 di loro, se non sbaglio, compongono la banda regionale giovanile, quindi sono impegnati nelle prove sia sulla banda provinciale che su quella regionale. Arriviamo in questo momento appunto da Torino, perché oggi pomeriggio c'è stata prova della banda regionale, e quindi sono coinvolti in questo duplice impegno. Fate tesoro di questa esperienza perché è un'esperienza abbastanza unica, speriamo di poterla ripetere, e cercate di fare in modo che il vostro futuro di strumentisti sia un futuro che tenda sempre a migliorarvi e non ad accontentarvi di quello che è il risultato del partenariato. Concludo invitandovi tutti il 5 dicembre alle ore 17 all'auditorium della RAI di Torino, dove ci sarà appunto il debutto della banda regionale giovanile del Piemonte. E adesso un buon concerto a tutti, buona serata.